Lascia, ci penso io, non fare aspettare lo sposo. Com'è possibile che un piccolissimo dettaglio ti possa cambiare la vita? Eccoli, mi fai gli sposi. Contenti dei vostri posti? Assolutamente. Stupendo, hai scelto benissimo. Marjorie! Certo che se continua a mettersi pesci morti sulla testa, non si sposa più. Sono vergine. Cioè, vergine, ma soltanto di segno. Ah. Forse non sono stato molto chiaro con te, ma il problema non sei tu, sono io. Sono desolato, signore, davvero. Ma è terribile. Mi scusi tanto. Mi accompagni? Al lavoro, è il momento. E ora assaggia gli ananas, senti che buoni. Per cosa? Sto ovulando. Ma che cosa fai? Pare che favorisca la fecondazione. Io sono sterile. Voglio il divorzio. E se cambiasse l'ordine dei cartoncini? David Lebaquer, sono fotografo. Sei una modella, vero? Modella. Se continua a mettersi i pesci morti sulla testa, non si sposa. Io ti più. Trovo molto graziosa con questo cappellino. Sei bellissima. Fantastica. Lo so, adesso mi dirai, il problema non sei tu, sono io, bla 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 bla. Vorrei rivederti domani. E tu? Sono desolato, signore, davvero. Ma è terribile. Sono incinta. Diventerò papà? Sì. Dopo Sliding Doors arriva una commedia dal finale imprevedibile. E se invece di mettere i cartoncini lasciassi decidere al caso? Se sposti un posto a tavola. Suo marito lavora al pronto soccorso? Sì, al pronto soccorso. No, non mi aspettare, sto facendo un'operazione, sto salvando una vita. Ma tornerò per cena, amore. Al cinema.